Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e siamo qui su un nuovo appuntamento con Minecraft, signori. Allora, prima di partire al solito, stavo per cadere, mamma mia, un infarto. Prima di partire vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti che lasciate sotto ogni video e per le risate che mi fate fare o che mi fa fare qualcuno in specifico senza far nomi. E, detto questo, signori, allora, cosa facciamo oggi? Intanto ci iscriviamo al canale perché mi raccomando, l'obiettivo è quello di raggiungere i 2000 iscritti, ma sempre notte, i 2000 iscritti il prima possibile. Cercate di aiutarmi in questa avventura e io così cercherò poi di crescere sempre di più insieme a voi. Cosa facciamo in questa avventura? Intanto, prima che cala il sole, signori, mettiamo un po' di questi slab che tanto mi sono rimasti allo scorso video qui a giro, così mettiamo in sicurezza questa zona della casa. Non c'entra niente con l'obiettivo del video di oggi e con la copertina che avete visto, però dico, ci sta, perché dobbiamo rischiare di cadere di sotto? Anche perché in uno dei prossimi video, guardate quanto è diventata lunga quella, che con tutte le belle lampadine, lucine, che cose carine. E in uno dei prossimi video, signori, dovremo anche organizzare il magazzino, che non è per niente una cosa facile. Si dà per scontato? Sì, ma non è per nulla una cosa semplice da fare. Dovremo organizzare tutto il magazzino per iniziare a mettere da parte tutte le risorse che andremo a raccogliere sempre più che andiamo avanti con la serie. Qua ci sono queste due che purtroppo facciamo il ponte praticamente della morte, facciamo il ponte della morte. Se cadiamo di qua, cadiamo nell'acqua, però giusto, vabbè che ci possiamo attaccare alle liane, quindi diciamo che problemi non ce ne sono. Qui dovremmo anche espandere la zona dei consigli, che però ultimamente non mi state dando, quindi per ora va bene così. Allora, io direi di dormire, punto 1 fondamentale di questa prima parte di video, senza ombra di dubbio dormiamo. Punto secondo, abbiamo 10 pezzi di ferro. 10 pezzi di ferro, io direi di farmi, senza ombra di dubbio, un elmetto, ce lo facciamo e ce lo portiamo a casa velocemente. Mettitelo, zio, come se non ci fossero domani. Ce ne sono solo 5 pezzi di ferro, però va bene. Dovremo andare prima o poi a cercare nuovamente una nuova grotta da esplorare, signori, ma lo faremo, non so quando, ma lo faremo. Abbiamo un poco di carne? Sì, abbiamo una sola freccia. C'è un grosso problema, che se andiamo nel Nether dobbiamo avere qualcosa di d'oro. Quanti pezzi d'oro c'ho? Perfetto, c'ho 7 pezzi, me ne servono 4. Ok, mettiamoli a cuocere. Stavo dimenticando che mi serve un pezzo d'oro per andare nel Nether. T'avevo messi proprio male. Direi di bruciare anche un po' di legno, signori. È brutta come cosa, ma direi di bruciare anche un po' di legno. Ora non ricordo di preciso come si fa, perché abbiamo bisogno di... sta piovendo, ti sembrava che non pioveva? Abbiamo bisogno di carbone, siamo completamente a corto di carbone, soprattutto per farci le torce, siamo a corto di carbone. Questa fettina di carne io la lascerei qui, signori. Questa è la fettina storica con la quale siamo andati per la prima volta in grotta, in miniera, in esplorazione. Ci faremo un quadretto prossimamente e la lasceremo lì a recuperare. Allora, questi ce l'abbiamo. Questi come si fa? Metto questo qua e questi qua e lui cuoce? No, è al contrario, non è vero? Sì, sta cuocendo. Facciamo cuocere qualcuno di questi pezzi di legno, signori, così ci serve per come carbone, come propellente. Ok, abbiamo anche gli stivaletti, signori, che non dureranno nulla questi stivaletti, ma ci servono per evitare che i plugin ci attacchino. Ok, questo carbone io direi di tenercelo bello stretto qua a casa, sono gli ultimi due pezzi che abbiamo e direi di non consumarli. Va bene, con questi io direi di farci già subito delle torce, perché 7 torce nel Nether non servono minimamente a nulla, quindi facciamo così, metti qua e trasforma tutte, perfetto, e siamo a 19, che anche queste non bastano mai nella vita. Però va bene, un altro pezzettino ce l'abbiamo. Ci abbiamo altro legno da poter bruciare come se non ci fossero domani? Dammene altri 6, dai. Tanto nel Nether proprio il legno non ci serve. Comunque ce lo possiamo portare dagli alberi che ci sono là. Va bene, signori, io mi penso di aver tutto. Penso volendo di aver tutto. Comunque qualche altra torcia ce la possiamo fare. Gli strumenti ce li abbiamo. Abbiamo la spada e il piccone di ferro e un'ascia e una palla di pietra, che comunque possiamo rifarci anche quelle
Senza problemi, senza problemi. Se sentite il rumore di sottofondo, signori, sono i braccialetti che praticamente mi toccano nella scrivania. Scusatemi, mi disturba il fastidio. Ok, vediamo se riusciamo a far tutto quanto la situazione. Aspettiamo che finiscono di cuocere questi pezzettini di carbone, signori, di carbonella, così quantomeno abbiamo una base per farci qualche altra torcia nel caso di necessità. Facciamo qualche stecchettino, sì. Io non capisco perché cammino con una freccia. Mi spiegate perché cammino con una freccia? Che mi devo fare di una freccia sola? Se avessi l'arco sarebbero un altro paio di maniche, ma una freccia sola non mi serve a nulla. Questo lo leviamo e lo andiamo a rimettere qui al suo posto. E in questa bellissima giornata di pioggia, signori, partiamo per il Nether. Siamo pronti, spada in mano. E vediamo cosa ci aspetta l'altro mondo, signori. Vediamo cosa ci riserva l'altro mondo, signori. Incrociamo le dita, incrociamo le dita. Ok, signori, siamo nel Nether. Siamo nel Nether e siamo in un punto che non è. Ok, già c'è la glowstone, già mi sta bene questa cosa già mi sta bene. L'ho visto un pigrin forse saltare e la cosa invece non mi piace per nulla. Proviamo a salire. Allora, io giustamente ho i chunk molto bassi, signori, quindi non si vedrà praticamente nulla. Non sappiamo se siamo vicini a qualche fortezza oppure no, questo non lo sapremo mai, ma purtroppo non posso aumentarli, quindi non posso aumentarli perché sennò abbiamo problemi di lag. Quindi con calma, poi eventualmente spegni questo fuoco, grazie, che è un po' pericoloso, grazie. Poi eventualmente off camera proverò ad allargare i chunk per capire dove siamo. Allora, là c'è una foresta dalla quale possiamo recuperare il legno, però io direi di iniziare a mettere delle torce perché sennò noi ci perdiamo. Ok, con calma. Ciao bel pigrin, non ti disturbiamo e tu non disturbi noi. Ok, non sembra esserci niente di particolare in questa zona di qua. Recuperiamo questo legno che mi può servire per ora per il come carbone, come propellente. Tanto loro non se ne fanno nulla. Recuperiamo anche un po' di questo, che secondo me può essere buono per. Come si rompe questo velocemente? No, con la cosa, con la pala, col piccone. Questo per abbellire magari un po' la zona del portale, considerando che non possiamo mettere. Dai, così, anche questo. Grazie, gentilissimo. Forse con questo è più veloce. Sì, con questo è più veloce, che giustamente è di ferro e quindi ci sta una vita. Saliamo di qua. Saliamo di qua, un po' di netherrack ci sta. Sali zio, sali come se non ci fossero domani. Sali, sali, ricordiamoci il nostro portale là. Quest'oro non lo possiamo prendere perché sennò i pigrin ci ammazzano. Direi di prendere anche questo, che però sto distruggendo, sì, perché mi serviva la cesoia che non ci siamo portati, signori. La cesoia non ce la siamo portati, quindi quello lì non possiamo recuperarlo. Ok, allora di qua non c'è nulla. Di qua non c'è palesemente nulla. Proviamo a scendere, aia, senza ammazzarci male. Me lo recuperi pure questo, che non sarebbe male come cosa. Recupera, 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 recupera. Ovviamente, sì, come ho detto nel video di ieri, non possiamo mettere il fuoco dove ci abbiamo fatto il portale al Nether perché siamo sul legno e quindi ci prenderebbe fuoco tutto. Ok, siamo caduti di sotto, ma non è un problema. Allora, aspettate però, shift in mano, sotto ci sono laghi di lava, come se non ci fosse un domani, ok, stiamoci lontani, cerchiamo di tornare un pochino più su, calma, qua c'è del quarzo che possiamo prendere, signori, vai con le risorse, come se non ci fosse un domani, vai di quarzo. Vai così, bello. Lo prendiamo tutto. Ci serve a qualcosa? Ma attualmente no. Però, meglio avercelo che non avercelo, no? Serve per fare i circuiti, serve per abbellire un po' qualcosina. Ce la portiamo a casa. E quantomeno vediamo di fare un po' di colore. Allora, occhio ai buchi che se caschiamo di sotto perdiamo tutto. Meno male che ho lasciato il mio bellissimo piccone in diamante a casa. Di qua che c'è? Nulla. Ok,
Ok, purtroppo con i cianchi così bassi, signori, mi rendo conto che vedo poco io e vedete poco voi. Quindi per questo, intanto, questa è un'esplorazione conoscitiva della zona. Proviamo a scendere, scendiamo. Mi piace questa avventura così. Scendiamo, scendiamo, all'avventura, all'arrembaggio. Ok, qua c'è dell'altro quarzo, qui su cosa ci affacciamo? Su altro lago di lava. Scusatemi, la tosse catarrosa. ma non vedo nulla. Niente. Stavo morendo, signori. Là sotto c'è della gravel. De magma block, ma non vedo nulla. Potremmo provare ad andare in quella direzione di là. Perché scendere di qui è un po' problematico, sinceramente. Non vedo una strada fattibile. Recuperiamo quest'altro quarzo. Ce lo portiamo a casa. Che dice a cosa mi serve? A nulla. Ripeto, come ho detto prima. È una perdita di tempo? Sì. La stiamo facendo? Sì. Perfetto. Quindi nessun problema. Siamo in regola con le nostre teorie. Di qua si cammina. Secondo voi di qua si cammina? Possiamo bloccare. Sto lago di lava, sto fiumiciattolo si può bloccare? Continua ad andare imperterrito, cioè proprio deve per forza andare in quella direzione. E ti faccio il buco sotto. Perché non casca di sotto? Bah, non capisco perché non casca di sotto. Gli ho fatto tutti i buchi sotto e non casca. Riusciamo però a limitarla? Perfetto, ok. Proviamo ad andare di qua, signori. Quest'ora abbiamo detto che non si può toccare perché sennò i piglin ci ammazzano. E poi dico, per ora loro è l'ultima delle risorse che ci serve. Ok, calma, 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 calma. Vedo profondità come se non ci fossero un domani. Ma di qua non andiamo nemmeno da nessuna parte. Ma neanche di là andiamo da nessuna parte. Dobbiamo provare a scendere, forse per. Per sperare in qualcosa, ma siamo proprio alti, alti, alti. E allora niente, signori, torniamo indietro. Torniamo indietro, zona portale, torniamo di là e proviamo a salire. Vediamo se magari là sopra si vede qualcos'altro. Proviamo a salire di là. Dammi il piccone che tra l'altro si sta distruggendo. Perfetto, bene così. Ottimo. Ok, siamo al nostro portale. Proviamo a salire di lì, vediamo se magari c'è qualcos'altro di interessante oppure da questa parte. Questo riusciamo a fare il giro. Se però sembra una torcia me la devi mettere. Mangia che siamo a corto di fame, a corto di cibo. Allora, di qua c'è forse una strada. Là c'è della glowstone che non prendiamo per ora. Ok. Possiamo provare a scendere. Dovrò ricordarci che siamo scesi di qua, quindi torcetta. Ok, scendiamo con calma. Proviamo ad andare di là. Vediamo se nelle vicinanze, se a tiro di schioppo, vediamo qualcosa di interessante, signori. La fortezza sarebbe l'apoteosi, ma la vedo troppo difficile. Però lì sopra forse c'è qualcosa. Lì sopra forse c'è qualcosa di qua. Niente, qua ci sono i laghi di lava con una foresta di alberi da quel lato e proviamo a salire, vediamo quanti blocchi c'ho io per provare a salire da qua. Proviamo, proviamo, tanto non penso dovrebbero esserci mostri per la quale. Ricordiamoci che stiamo perdendo il piccone. Continuiamo a salire. Continuiamo a salire. Dai, 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 dai. Sbucheremo da qualche parte, penso di sì. Sì, siamo sbucati, sì, siamo sbucati. Ok. No, 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 scendi, 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 scendi. C'era un maialozzo, signori. No, 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 non siamo per niente attrezzati per ammazzare i maialozzi. Ma neanche lontanamente. Fatemi recuperare un po' di cosa e saliamo proprio alti. Perché i maialozzi non siamo proprio pronti ad affrontarli in nessuna maniera. Come se non ci proprio l'ultimo dei mostri che volevo incontrare. Allora, facciamoci l'altro piccone con. Lo sentite? È lì, lo sento che ci sta già puntando. Già ci sta puntando, signor, il maialozzo, che se ci ammazza.
Se ci ammazza il maialozzo, signori, è gravissimo. Se ci ammazza il maialozzo, la situazione è gravissima. Dove sta? Il problema è che mi può cadere anche di sopra. Il problema è quello. Io non sono attrezzato per affrontare un maiale, signori. Abbiamo paura? Sì. Ne abbiamo tanta? Sì. Ok, è là, quindi possiamo fare una cosa del... No! Perché non riesco più a mettere... Mannaggia a te! No, 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 no,
no, ma io sono scemo, sono scemo, sono scemo, sono scemo, sono tutta la vita scemo, sono tutta la vita scemo. L'ho ammazzata sta maialozzo, mamma mia. Porca miseria, signori. Malissimo, malissimo, siamo messi malissimo, siamo messi proprio malissimo. E penso che sia l'occasione giusta per fermare questo video, signori. Fermiamo questo video qui perché sono proprio messo male, sono proprio messo male e non so dove sia il maialozzo. Speriamo che al mio risveglio se ne sia andato. Riesce a darmi un'inquadratura un po' più... Ok, no, è là che mi aspetta, sì. Guarda, guardate come mi punta, guardate come mi punta. Va bene, signori, allora io per questo video mi fermo qui. Vedremo domani di superare il maialozzo e soprattutto di riuscire a tornare a casa sani e salvi, signori, che la vedo già una cosa abbastanza difficile perché non ricordo qual è la strada per tornare a casa. Però, detto questo, signori, grazie per i like, per i commenti, per i suggerimenti, noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo video. Bella raga, ciao!